ragazzi e benvenuti in questo nuovo afrodisiaco baretto di Creepy. È lì. Adesso la prendo, che iniziamo subito con i dissing. Allora, Nintendo, è arrivato il momento, Nintendo, Non hai fatto uscire le news e io adesso ti faccio il baretto alcolico, ho preso la vodka. Sembra anche buona. E quindi, il primo, perché vado di sciottini, perché dovete capirmi, non posso rischiare la morte, il primo sciottino lo dedichiamo a Nintendo, che non pubblica news, quindi Nintendo ha la salute anche a sto giro. Buono un tot, raga. Comunque no, a parte gli scherzi, volevo tirare in ballo questo discorso perché è interessante. Cioè, voi ragazzi cosa ne pensate di sta cosa? Cioè, secondo voi è giusto che ci hypino con un trailer di 2 minuti e poi dopo un mese nemmeno si facciano sentire? Nemmeno Masuda che dica, ehi ragazzi, stiamo lavorando. Cioè, fatemi sapere un attimo nei commenti cosa ne pensate. Perché, se volete una mia opinione, per me dovrebbero dare più news o diluirle almeno. Cioè, anziché farmi vedere gli starter, la regione e tutto quanto in un trailer solo, spezzetta le cose, dai una continuità. Non lo so, io ovviamente faccio il baretto alcolico per protestare contro Masuda, che dovrebbe venire qui di fianco a me a spiegarci le ragioni di tutto ciò. Ma questo è il mio parere, quindi fatemi sapere un po' voi, mi gratta l'occhio. Dicevo, questo è il mio parere sulla questione, fatemi un po' sapere. Detto ciò, dopo questa intro, benvenuti ufficialmente nel baretto di Creepy alcolico, come avete visto. Quest'oggi abbiamo un po' di news, perché effettivamente sono successe delle cose questa settimana, a differenza della scorsa. Ma sono successe non grazie a Nintendo, ma grazie al mondo Pokémon. Però, prima di iniziare, volevo rendervi partecipi di una cosa. Io sapete, e se non lo sapete lo saprete adesso, ho scaricato e ho creato un profilo Twitter del canale. Se non mi seguite, seguitemi. Ma ragazzi, come si dissano gli americani su Twitter? È una roba allucinante. Si insultano tutti gli youtuber dalla mattina alla sera. È bellissimo. C'è chi pubblica il leak, chi gli dice che fa schifo, che il leak è falso. Mamma mia, è una bolgia. Comunque un social che mi sta piacendo un sacco, perché mi permette di dare opinioni scattanti, veloci, rapide, aggressive. Tra l'altro ho scoperto, e Twitter è ottimo per rimanere aggiornati su queste cose, che una traduttrice ha tradotto dal giapponese all'inglese il leak delle evoluzioni. E signori miei, come ogni leak, e questo sarà il tema di questo baretto, sono false, quindi possiamo stare tranquilli. Non avremo un'evoluzione di Grookey uscito da Ape Revolution, come non avremo questa cosa che... Ok. E purtroppo questo non è l'unico leak che questa settimana è andata a puttane, ma ci arriviamo con calma, perché prima volevo parlarvi di una cosa che mi ha incuriosito un sacco recentemente, e che è un contest che è stato lanciato dai produttori di carte Pokémon per avere nuovi illustratori. Ora, stavo pensando, ero per strada, ho detto, ma quanto sarebbe figo vincere un contest del genere? Cioè io non so disegnare, però mi immagino uno che sa disegnare e che vince una roba del genere. Cioè, sapete cosa vuol dire per un fan di Pokémon? Praticamente vuol dire che conoscerai tutto dell'ottava generazione, perché dovrei fare le illustrazioni prima. Cioè, è una figata. È una cazzo di figata. Io, se sapessi disegnare, proverei a partecipare. Non mi sono informato bene come funziona, ma a quanto ho capito è proprio una sorta di torneo di illustrazioni che hanno organizzato. E veramente, ragazzi, wow. Cioè, io immagino, potrebbe, probabilmente sarebbe il mio sogno. Sarebbe il mio sogno lavorare in questo modo. E wow. Però non sono mai andato oltre Paint, e quindi ho delle difficoltà tecniche. Però io ve lo dico, informatevi se siete degli illustratori, che magari mi liccate i Pokémon, poi così almeno nei video me li passate, io non sarò costretto a fare video sui leak falsi, mannaggia a... Ma potrò fare video su dei leak veri. Quindi, dopo aver bevuto in onore del dissing di Nintendo, io faccio i complimenti a questi, che non so se sono Nintendo, non so se sono Game Freak, non so che cazzo siate, ma bravi, bravi, perché è una cosa bella, è una cosa che permette l'interazione con i fan. Se la faceste anche per il videogioco, forse fareste dei giochi belli. Oh, main topic di questo baretto. Dopo aver parlato di Twitter, dopo aver parlato dei dissing americani, dopo aver parlato delle carte Pokémon, parliamo dei leak smentiti. Questa settimana il mio animo è stato distrutto, perché ogni leak è andato a puttane. Vi ho già citato quello delle evoluzioni degli starter, che è andato a puttane, forse è meglio così. Poi, tipo ieri, è uscito un leak di Mega Zerora o di Armored Zerora, non è che si sia capito bene, e la gente ha sparato le più grandi di stronzate dalla faccia della terra. Era un leak, me lo mandi regia, leak, grazie. Era un leak molto credibile, come potete vedere, non era per niente male. Ma io dico, no, e adesso qui ci scappa lo sciottino. Ma perché tu, che hai fatto il leaker, che tra l'altro sei un italiano, quindi ti saluto, tu mi capirai. Ovviamente bevuta, tra l'altro con la sinistra, no, perché esplode tutto. Io ti apprezzo comunque il tuo lavoro per creare dei leak, però no, perché me lo smentisci? Perché dici che sei l'autore dopo 4 ore che l'hai pubblicato? Aspetta, aspetta un pochino. Mi fai fare il video clickbait?
poi dici che è falso. L'hai fatto un po' presto, capito? Io in amicizia ovviamente ti disso, però... Caro mio, fai aspettare il tempo, era un bel leak, complimenti, mi è piaciuto, ci credevo abbastanza, però mi hai inculato dopo 4 ore, inculami tra qualche giorno. Così almeno nel mentre che mi inculi, io mi faccio 1500 views, no? Lasciaci scannare un po', lasciaci divertire, non ci togliere tutto il divertimento e non ci togliere le visual, figliolo. Perché in realtà nelle mie idee questo baretto doveva avere come main topic questo leak, ma dopo 4 ore è scomparso, che faccio un baretto? Faccio un baretto sui leak fake? Non posso fare un baretto sui leak fake spacciandoli per veri. Posso fare semmai un baretto sui leak falsi e bestemmiare e ubriacarmi, questo sì che è un contenuto. E a proposito dei leak falsi, ragazzi, io sono un uomo distrutto. Sono un uomo distrutto, finora in questo baretto ho finto per cercare di attirare la vostra attenzione, per cercare di non far trasparire la mia sofferenza, ma arrivati a questo punto non posso tirare avanti. Lui, regia, grazie, lui, è falso. Ragazzi, voi non potete capire quanto mi fossi affezionato a questo Pokémon e adesso mi viene fuori un tizio che dice che è falso. Che palle, che palle. Che palle, io sono triste, mi ero affezionato a questo Pokémon. È una zanzara drago che piange. È la cosa più bella di sta faccia della terra. Forse dovrei iniziare a parlare all'imperfetto. Era la cosa più bella, visto che è scomparsa nel cyberspazio. Sono avvilito, sono distrutto. Io volevo quel Pokémon, era già nella mia squadra di Galar. Ci credevo a quel cazzo di leak e invece siamo rimasti inculati tutti a sangue. Come con Zeraora, ma in maniera più potente, perché io adoravo questo Pokémon. So che tutti lo odiano, so che c'avevo dei gusti di merda, ma mi stava simpatico, mi ero affezionato, gli ho dato anche un nome, l'ho chiamato Zanzagon, da zanzara e da dragon. Ok? Non mi giudicate, sono qui a ubriacarmi davanti a una telecamera per il brand. Non mi giudicate, ok? Se mi piace Zanzagon, mi piace Zanzagon. Quindi se anche a voi piaceva Zanzagon, che è stato brutalmente sodomizzato dall'universo Pokémon, lasciate qui sotto un commento con l'emoticon che piange per onorare questo Pokémon, questo grande eroe che non avremo mai nel nostro team, che non combatterà mai per la gloria della regione di Galar. Addio Zanzagon, è stato bello. Ma credete sia finita qua? Credete che io non stia per dissare qualcuno su Zanzagon? Eh? Credete che io non stia per bere? Vi sbagliate. E anche a sto giro io non posso fare altro che dissare la community americana, perché, ma Dio mio, ma... La dignità, dove avete la dignità? È quasi più bassa della mia in questo momento. Dove avete la dignità? Ma voi non è che potete, cioè, mi spiego, no? Dio Cristo, che shot che mi sto tirando, questo qua mi spacca lo stomaco. Ma io mi rivolgo a certi youtuber americani, tipo Verlissi, e fai, ma tu con quale faccia spacci un leak per vero fino alla morte e poi sei il primo a fare un video in cui dici è falso, oddio, con quale faccia? Con quale faccia? Io mi nasconderei. Capito? Io mi nasconderei a dare fake news e poi a gioire o a fare video sul fatto che sono fake. Mi vergognerei come un pazzo. È come se Pedro Luis se ne uscisse fuori dicendo ah yeah, gun è fake, evviva. No, Pedro Luis si è nascosto. Pedro Luis è in una caverna in Messico e non lo troveremo mai più. Fai anche tu così. Fai anche tu così, caro mio. Sei inglese, non mi capisci. Fai anche tu così. Do yourself like how I told you. At your safety. Alla tua salute. Lo so che non si dice così. Non mi insultate. Madonna, questo era fortissimo. Va bene, ok, anche a sto giro abbiamo dissato abbastanza. Tra l'altro non abbiamo ancora finito, perché ci sono i vostri pareri. I vostri pareri che a questo giro vi ho chiesto su Twitter e che continuerò a chiedere su Twitter, perché è stato bellissimo, avete fatto delle discussioni belle. Quindi oggi vi leggerò e sappiate che d'ora in poi le opinioni per il baretto le chiederò su questo social network, così almeno posso anche retweetare le cose e chiedervi i pareri mettendovi fuori le cose, ok? Va bene? Mi sembra... coerente. Allora, vi ho chiesto su Twitter cosa ne pensate dei leak in generale. Ho chiesto delle opinioni un po' diverse, perché effettivamente non c'era molto da dire su alcune di queste news. Tutti erano leak fake, quindi non è che c'erano molte opinioni da dare, è fake, punto. Però invece riguardo al leak in sé c'è tanto da dire, perché ci sono due scuole di pensiero incarnate da... Scusami, adesso ci metto un po' a leggere il tuo nome. Wild Starlight Holder, che ci scrive che i leak sono negativi perché creano aspettative che poi verranno deluse, perché a Game
Game Freak sono pigri. Allora, caro nome impronunciabile, io sono d'accordo con te sul fatto che a Game Freak siano pigri e sul fatto che sia possibile che le aspettative vengano deluse. La soluzione è non farsi aspettative, cioè prendere i leak per quello che sono e cercare di non farsi coinvolgere troppo. Io ad esempio ho sbagliato clamorosamente a farmi coinvolgere da Zanzagon, d'ora in poi lo chiamerò così, e l'ho preso nel culo. Basta fare attenzione al proprio ano. Quindi secondo me i leak sono negativi nella misura in cui tu li rendi negativi. Non so se mi spiego, perché secondo me in generale i leak sono positivi. Perché ce lo spiega, adesso trovo il tuo nome, figliolo, Dragon Power 97, che è uno dei più attivi nel baretto, quindi alla prossima fiera, se ci sei, ti offro un po' di vodka, che ci scrive che secondo lui i leak sono positivi per la community perché, non sapendo se sono veri o no, creano un'atmosfera di mistero. Io vorrei sposarti, caro mio, perché sono perfettamente d'accordo con te. Cioè, il leak anima la community nel momento in cui Game Freak non fa un cazzo. Il leak ci salva dalla monotonia, il leak ci permette di sognare e di sperare che ci sia qualcosa nel gioco. Ovviamente bisogna fare attenzione a non credere troppo ai leak, ma il leak in sé è una cosa molto positiva secondo me, perché rianima la community. E a me fanno ridere, e sempre parlo di americani, a me fanno ridere, adesso vi bevo in faccia, adesso mi fate ridere voi che fate le pagine in cui smentite i leak per il bene della community. Il bene della community, spoiler, non è smentire i leak, è farli, è parlare di Pokémon, è creare rumor, anche se magari li crei presumendo che ci siano nel gioco e poi non ci sono. Il bene della community non è smentire i leak, perché io vorrei vedere come fosse la community Pokémon in questo momento senza leak. Te lo dico io, cara mia pagina Twitter, che hai risposto al mio tweet in inglese dicendomi no, è di 4chan, non è vero. Grazie al cazzo, grazie al fottuto pisello che non è vero, lo so benissimo che non è vero, ma il fatto che ci siano i leak permette di parlare di Pokémon, permette di fantasticare. Detto ciò, cara pagina di Twitter che ho appena dissato, che ti chiami tipo boh Pokémon Leak Buster, una roba del genere, smettila, chiudi i battenti, tanto c'hai meno follower di me, il che è gravissimo visto che ne ho circa 30, e per piacere non mi rispondere più ai miei tweet se non capisci la lingua italiana, perché è una cosa stupida da fare, ok? Quindi alla salute, sempre in amicizia, quando volete venire qua ci facciamo un baretto assieme, parliamo dei leak, li smentiamo tutti assieme. Dai. Ragazzi, questa è proprio buona, è una vodka del Cristo, una vodka del Cristo, non è troppo forte, è molto 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 pacifica come vodka. Detto ciò ragazzi, io vi saluto, è anche durato troppo probabilmente questo baretto, io spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta la challenge alcolica. Ovviamente la prossima settimana, se Game Freak non annuncia niente, continueremo con l'alcol, perché è l'alcol che ci porterà avanti, il bere vincerà sempre sul male. Quindi mi raccomando, lasciate un mi piace se volete ancora l'alcol. Tra l'altro non vi ho ringraziato perché lo scorso baretto è andato da Dio, abbiamo fatto una quantità di like assurda. E quindi grazie, vi invito ovviamente anche quest'oggi a lasciare un mi piace, un commento, in iscrizione se non siete ancora iscritti. Ovviamente vi invito anche a passare dai social, in particolare da Twitter, visto che vi chiederò le opinioni qua sopra, e poi da Instagram e da Telegram, che sono i social in cui sono più attivo. Mi raccomando inoltre, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.